William Facchinetti, CNA FIT Abruzzo, voi vi occupate, assistite i trasportatori, chi con l'autostrada ci lavora, una delle categorie più penalizzate da questo eventuale caro pedaggi. Facchinetti, dalla riunione di domani dei sindaci con il ministro, che cosa vi aspettate? Dunque, noi domani parteciperemo a questa riunione, saremo nella delegazione, accompagneremo i sindaci abruzzesi e laziali all'incontro con il ministro o con i sottosegretari, adesso non sappiamo bene ancora chi ci riceverà. Da questa riunione noi ci aspettiamo che che venga ribadito l'impegno allo stop, al ventilato aumento dei pedaggi e che venga fatta chiarezza sui tempi di approvazione del piano economico-finanziario, cioè di questo procedimento amministrativo che si trascina da anni e che non riesce ad arrivare a conclusione. Come commentate invece l'emendamento presentato ed approvato dalla Pezzopane, una deputata abruzzese, che mira a congelare questi aumenti in attesa dell'approvazione del piano di programmazione economica e finanziario? E ovviamente noi accogliamo con favore l'emendamento presentato e approvato dalla parlamentare abruzzese Stefania Pezzopane, che da sempre è stata vicina alle istanze, in particolare degli abruzzesi, ma anche dei cittadini e delle imprese laziali che usufruiscono principalmente di queste due importanti arterie autostradali. Purtroppo dalle notizie che abbiamo appreso dagli organi di stampa, Strada dei Parchi ha precisato che tali emendamenti non sono applicabili alle due autostrade in concessione, quindi ad A24 e A25. Questo da un lato ci preoccupa perché, e lo chiederemo anche domani alla riunione presso il Ministero, perché appunto siamo fortemente preoccupati per le nostre imprese, ma anche per il territorio, dalla possibilità di un aumento di ben oltre il 30% delle tariffe dei pedaggi autostradali. Quindi ben venga l'emendamento, ma che sia quanto prima convertito in un atto amministrativo che dia certezza sullo stop ai ventilati rincari. Quali sarebbero, in caso di questi aumenti, i problemi per i trasportatori? Chi, appunto, come dicevamo prima, con l'autostrada ci lavora? Noi abbiamo intervistato già diversi sindaci, quindi dal punto di vista dei cittadini, delle amministrazioni comunali, l'abbiamo già raccolto, però ci mancava l'aspetto dei professionisti. Beh, per gli autotrasportatori sarebbe un ennesimo colpo che si andrebbe già ad aggiungere, tra l'altro, all'aumento stratosferico dei costi del gasolio e anche del metano per i camion, dalla carenza di AdBlue, di un additivo di cui i camion più moderni e meno inquinanti hanno bisogno per poter circolare, alla mancanza di autisti. Insomma, ci sono una serie di problematiche che interessano il settore che già lo stanno portando allo stremo. Pensiamo anche al Green Pass per gli autisti dell'estero a cui non viene richiesto, mentre agli italiani sì. Insomma, sono già tanti problemi. Un aumento di quella portata che, per fare un esempio, andrebbe ad esempio sulla tratta Pescara-Roma, che attualmente andata e ritorno si aggira intorno ai 100 euro, apporterebbe un aumento intorno alle 130 euro. Quindi sarebbe un ulteriore costo che poi purtroppo l'autotrasportatore non riesce a scaricare perché la committenza continua a mantenere le tariffe ferme e quindi rimane un costo che rimane sulle spalle degli autotrasportatori che, sommato a tutto quello che c'è già oggi, addirittura si ventila anche la possibilità del taglio del rimborso delle accise, insomma, si stanno prefigurando delle condizioni che metterebbero veramente con le spalle al muro centinaia, se non migliaia, imprese, senza contare i numerosi cantieri che oggi interessano, anche la A24 e la A25, perché comunque i lavori di messa in sicurezza antisismica si stanno svolgendo con i fondi degli anni precedenti, che rallentano notevolmente i tempi di percorrenza. Si pensi anche al traforo del Gran Sasso, dove la velocità, non può superare i 50 km orari. Si pensa a tutta una serie di problematiche che insomma andrebbero a determinare un'enormità di problemi.
Noi Facchinetti vi ringraziamo per essere stato qui con noi collegato oggi. Avremo modo, forse anche domani sera, di risentirci per capire come è andata questa riunione e comunque nei prossimi giorni per continuare a raccontare del caro pedaggi sulla Roma L'Aquila, sulla Roma Pescara. Grazie e buon lavoro. Arrivederci. Arrivederci.